Noi nel piano pandemico che abbiamo realizzato, che prevedeva diverse fasi, abbiamo sempre pensato di mantenere intanto una struttura ospedaliera Covid-free che è rappresentata da Argenta, ma anche nell'ospedale di Cento, nell'ospedale del Delta, continua l'attività sia di ricovero no Covid. Sia l'attività di visite specialistiche, quindi sulle varie specialità, sia l'attività di sala operatoria, così come sono attive tutte le prestazioni anche a livello territoriale nelle varie case della salute, piuttosto che negli OSCO, negli hospice, nei centri disabili, cioè tutte quelle che sono le nostre prestazioni. Mi faccia dire un uso improprio, ma in periodi ordinari, non pandemici, sono mantenute con la dovuta difficoltà e, come sapete, con le dovute riorganizzazioni che sono conseguenti alla prima ondata, no? Quindi le visite hanno una latenza diversa, cioè sono tutta una serie di regole che da allora stiamo osservando, ma sono appunto mantenute e stiamo attenti a rispettare quelli che sono anche i tempi d'attesa, nei limiti del possibile ovviamente, ma insomma è un'attenzione che stiamo cercando di tenere ben presente.